Vanessa incontrata rivela finalmente ad ottobre torneranno Lisa ed Enrico. Lunedì 7 maggio l'attrice Vanessa incontrata è stata protagonista di una lunga intervista negli studi del programma condotto dalla presentatrice Francesca Fialdini, La vita in diretta. Sono stati ripercorsi i momenti più importanti della sua carriera, un esempio si ritrova nella pellicola cinematografica Il cuore altrove diretta dal regista Pupi Avati. Ha rivelato che si è creata una grande amicizia con l'attrice toscana Chiara Francini con la quale ha avuto modo di lavorare in diverse occasioni, come è avvenuto nella fiction Non dirlo al mio capo in cui interpreta il ruolo della praticante Lisa Marcelli. La Francini, invece, veste i panni di una vicina la cui presenza è fondamentale per aiutare Lisa a riprendersi da un momento difficile. Inoltre Vanessa incontrata ha spiegato che tornerà ad ottobre la fiction Non dirlo al mio capo. Quali sono le novità e curiosità principali riguardanti l'attrice Vanessa incontrata protagonista della fiction Il capitano Maria in onda su Rai 1?. I prossimi progetti lavorativi tra cinema, televisione, teatro e il ritorno di Non dirlo al mio capo su Rai 1? Il ritorno della seconda stagione della serie Non dirlo al mio capo. La serie Non dirlo al mio capo è giunta alla sua seconda stagione ed è ambientata nella città di Napoli, è protagonista insieme a Lino Guanciale e sono i due attori del momento. La incontrada ha posto l'attenzione alla nuova serie di cui è protagonista, si tratta di Il capitano Maria in cui si mette a confronto con una donna costretta ad affrontare un periodo complicato a causa della morte del marito. In questa fiction ambientata tra le bellezze della Puglia la incontrada fa coppia fissa con Giorgio Pasotti, quest'ultimo è un professore di educazione fisica pronto ad aiutare i propri alunni. I prossimi progetti lavorativi dell'attrice protagonista al cinema. La incontrada ha sottolineato che l'attore ha la possibilità di mettersi a confronto con qualsiasi tipo di ruolo e questo aspetto rende unico questo mestiere, ha rivelato che sarà impegnata sul set di un nuovo film. Ha continuato dicendo che nel mese di settembre diventerà rossiccia, nella sua lunga carriera ha avuto la possibilità di confrontarsi con numerosi ruoli come ha dimostrato nella fiction drammatica Scomparsa. È stata protagonista insieme all'attore napoletano Giuseppe Zeno nei panni di un commissario impegnato a risolvere un caso complesso, hanno ottenuto un successo importante per quanto concerne il livello degli ascolti.